Ciao delfino e benvenuti all'interno di un nuovo video dedicato ad Instagram ed Instakappa. All'interno di questo video parleremo di un argomento molto importante che tantissimi utenti snobbano all'interno di Instagram, pensando che l'unico modo per avere risultati è conoscere i migliori metodi e tool per aumentare ed avere migliaia di follower. La realtà dei fatti è ben diversa e infatti all'interno di Instagram non ti devi mai dimenticare di due regole fondamentali. La prima è che devi essere sempre presente. Non deve passare il giorno in cui tu non pubblichi un contenuto all'interno di Instagram. La presenza deve essere il tuo pane quotidiano. Più sei presente, più aumenta la tua visibilità. Naturalmente ti ho detto che non deve passare un giorno, figuriamoci giorni o settimane. Questo potrebbe precludere la tua crescita all'interno di questo social network. Quindi quello che devi fare è pubblicare almeno un post al giorno all'interno del tuo profilo Instagram e soprattutto pubblica delle storie. Io ti consiglio 5-6 storie al giorno minimo, poi ripeto, dipende naturalmente da quella che è la tua nicchia, dal tuo piano editoriale, dalla tua strategia, dal tuo piano d'azione, quindi sai bene come funziona. Però ricordati che la presenza è tutto e i tuoi follower in linea generale quello che vogliono è vedere contenuti ogni giorno all'interno del tuo profilo. La seconda regola fondamentale, la seconda regola d'oro che devi sempre tenere a mente è quella che devi capire che all'interno di Instagram devi avere tantissima pazienza. Per un semplice fatto, Instagram è come un diesel, nel lungo periodo ti porterà grandissimi risultati, ma è naturale che nel momento in cui tu crei il tuo account Instagram, magari sei ancora all'inizio, non hai grossissimi risultati, ciò che dovrai fare innanzitutto è dedicare del tempo alla tua strategia, perché è normale che dovrai fare un'analisi dei competitor, un'analisi del mercato, capire i posti che funzionano, quelli che non funzionano e quindi fare tanti test, tanti split test, capire tramite i tuoi test le cose che funzionano e quelle che non funzionano. È normale che istantaneamente nel momento in cui pubblichi un determinato tipo di contenuto tu non avrai dei risultati istantanei, è molto difficile avere dei risultati istantanei. Nel corso del tempo, facendo tanti test, facendo degli esperimenti sul campo, quindi testando sul campo in poche parole ciò che poi è la tua strategia, vedrai le cose che possono funzionare ed eliminerai quelle che non funzionano. Nel momento in cui troverai la strategia giusta che ti permetterà di crescere, anche lì devi avere pazienza perché la crescita all'interno di Instagram avviene giorno dopo giorno. Ricordiamoci sempre, tra le altre cose, che per poter mettere link all'interno delle storie su Instagram, e quindi questa naturalmente è una di quelle opzioni che farà comunque schizzare alle stelle i risultati dei tuoi business, in generale ti darà la possibilità di essere sponsorizzato dalle aziende, perché sappiamo bene che il link all'interno delle storie funziona molto, dovrai avere comunque 10.000 follower, quindi da questo punto di vista, prima di avere 10.000 follower dovrai crescere, dovrai essere paziente nel capire come crescere, soprattutto in maniera organica, perché una cosa fondamentale è quella di avere follower realmente in target. Quindi dobbiamo essere bravi a non fare gli errori che abbiamo anche elencato all'interno del corso di Instakappa, che fanno tantissimi utenti che magari nel momento in cui non vedono risultati o iniziano a non pubblicare più, e questo è sbagliatissimo, perché magari nel momento in cui tu pubblichi devi essere comunque, come abbiamo detto, presente ogni giorno. Se vedi cose che non funzionano non vuol dire che non devi più pubblicare, ma cerca di capire le cose che realmente potrebbero migliorare e quindi fai dei test sul campo. E soprattutto devi essere paziente, perché è inutile andare a comprare follower fake o utilizzare delle strategie che non servono, avere follower non in target, quello non serve a nulla, semplicemente nasconderà alcuni problemi adesso, ma te li farà avere con gli interessi nel lungo periodo, quando il tuo account magari avrà migliaia e migliaia di follower. Quindi ricordati, cerca di essere presente ogni giorno e soprattutto paziente, perché vedrai che Instagram ti premerà nel lungo periodo. Detto questo, qui da Mirko Delfino è tutto, ci vediamo in un prossimo video dedicato ad Instagram e Instakappa. Ciao e a presto!